Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni, episodio 19, 25 febbraio 2021 e oggi iniziamo con una frase che ho letto ieri su un libro che vi leggo e lascio anche scritta in descrizione così se volete potete andare a leggervela per capirla meglio e poi parliamo di questo. Temiamo le nostre più alte possibilità. Abbiamo in genere paura di diventare ciò che possiamo intravedere nei nostri momenti più perfetti. Nelle più perfette condizioni, in condizioni di maggior coraggio. Godiamo e perfino proviamo un brivido di fronte alle possibilità che vediamo in noi stessi in momenti di punta come questi. Eppure, allo stesso tempo, proviamo un brivido misto a debolezza, timore e paura, prima delle possibilità stesse. Adesso vi dico cosa ho capito io di questa frase, poi fatemi sapere voi se avete un'altra idea, un'altra opinione al riguardo, che è sempre interessante ed è sbagliatissimo dare tutto per scontato, quindi io vi do la mia, voi ditemi la vostra, che magari mi apre un mondo. Quindi secondo me quello che intende è il fatto che a volte facciamo delle cose che ci piacciono un sacco, ci gasano un sacco, diciamo ma che figata, vaffanculo, proprio mi sento nel mio mondo, sono nel mio ambiente naturale, ho fatto una cosa, mi è venuta bene, mi è piaciuta, gli altri sono soddisfatti, c'è una cosa che ha anche a che fare con gli altri e è quello che devo fare, lo devo fare assolutamente, perché però no, però boh, cioè non lo so, forse no, perché non ha senso, magari mi è venuta bene solo stavolta per culo, quindi forse è meglio rimanere così, l'ho fatto una volta, l'ho fatta bene e in caso se mi ricapita riprovo, ma diciamo che mi accontento di questo, perché tanto poi cosa vuoi che faccia, dove vuoi che vada, comunque sì, non è una cosa che posso fare a lunga perché non ho tempo, perché eccetera eccetera, quindi inventiamo un sacco di scuse per cose che potenzialmente ci vengono benissimo e ci possono anche rendere tantissimo. E adesso vi faccio un esempio di una cosa che proprio calza a pennello, che mi è successa a me l'estate scorsa e riguarda il canale YouTube proprio, che mi ricordo benissimo, tra tutte facevo sempre live, però non le dichiaravo mai, cioè andavo live quando mi capitava, quindi ovviamente non c'era mai nessuno che mi ascoltava. Fatalità, un giorno ho fatto una live su delle domande degli ascoltatori, no? E l'ho dichiarato, ho detto guarda, quest'ora qua si fa la live. Boh, cos'è successo? È successo che c'erano online, sulla live, due o tre persone, quattro anche, e c'erano state delle domande, no? Domande a cui rispondevo, domande che facevo, e quindi si è creato un dialogo con con le altre persone, ma lì sul momento, non è una cosa che mando una mail, mi rispondono dopo un mese, no, là, e quindi bisogna improvvisare, essere proprio tac tac via sul pezzo, cercare di essere, di rispondere in maniera positiva, propositiva, di essere utili, di non sparare stronzate, perché sono cose che non puoi cancellare, no? Su un podcast, bene o male, se dico una puttanata, me ne pento, cancello. Su una live non esiste, quindi bisogna essere molto più accorti, ma anche questo è un po' il brivido dell'essere in diretta, no? E quindi mi era piaciuto un sacco e mi ricordo che alla fine era durata tanto, era volata, avevo scritto nel planner, che quando ancora usavo il planner, giù in fondo c'era scritto cosa è andato bene oggi, e avevo scritto ho fatto una live su YouTube ed è stata una figata, e questa cosa qua tuttora se ci ripenso mi viene in mente il senso di eccitazione nell'averlo portato a termine anche mentre lo facevo, era proprio stato bellissimo. E questa cosa qua non l'ho portata avanti perché Giacomo predica bene ma razzola male, poi si è messo a dire vabbè, ma se lo faccio ogni settimana poi cosa vuoi, cosa ho da dire, e poi magari non so rispondere, poi magari hanno persone che non lo so, dicono cose che mi danno fastidio, magari a quali non so rispondere, magari criticano, quindi non dai, dai, vediamo. È stata una grandissima stronzata, perché effettivamente mi sono divertito un sacco, e questo va oltre il fatto di dire guadagno soldi eccetera eccetera, ma è una cosa che sento che mi piace un sacco e sento che effettivamente potrebbe dare ancora più valore a tutto ciò, a tutto questo percorso, no? Perché cosa vuoi? C'è già il podcast, che però io parlo e voi in caso rispondete via mail dopo un po', c'è il blog, vabbè, il blog lascia il tempo che trova, e questa cosa qua di parlare in diretta
e di sentire le vostre risposte, le vostre idee, le vostre opinioni al riguardo, magari anche le vostre domande. È una cosa che non ho mai visto fare, sicuramente c'è gente che lo fa e lo fa anche bene, però una cosa fatta alla buona secondo me potrebbe avere il suo perché. E questa frase qua me l'ha proprio fatta riportare in auge di cattiveria, proprio perché dici era là latente. Ogni tanto tra l'altro ci penso a quando ho scritto quella frase là sul plano, ho detto che figata, cacchio, bellissimo, è stato proprio bello, sono andato da mia moglie e ho detto guarda, ha fatto proprio stasera, sono proprio felice. E quello, alla fine è quello, no? Quando sei felice di aver fatto una cosa, cioè non serve neanche ragionarci troppo, no? Capisci che è la cosa giusta da fare per te, e quindi appunto è un peccato annacquarla, tenerla lì latente, dire vai faccio mille altre cose, perché magari cos'è il problema che sto anche riscontrando, che tu sai che c'è una cosa che ti fa felice, ok, però hai altre mille cose in testa che magari non si sa possono essere più facili, possono renderti più felice, no? E quindi tu magari investi nelle altre, perché nelle altre c'è sempre un senso di sconosciuto, no? Non sai come verranno e soprattutto, non so, c'è sempre un po' che, diciamo, sei meno, anche se non viene bene, comunque non sapevi il risultato, quindi, oh, me è andata così. Mentre in quella cosa che sai che ti viene bene, sai che ti piace, sai già l'outcome, sai già come funziona, quindi dici, cioè, sì, mi viene bene, però cioè, boh, nel senso, voglio provare qualcosa di nuovo che magari mi viene meglio, che sicuramente è un'idea sbagliata, perché cioè, quando sai che c'è una cosa che ti viene bene, perché non continuare su quella? Ma penso sia un bug della mente dell'essere umano, cercare sempre qualcosa di nuovo, anche se sia già un'ottima alternativa che funziona. Anche perché ok tutto, ok gli AdSense, ok le mail degli ascoltatori, lettori, eccetera, eccetera, ok le donazioni, ok tutto, però veramente la soddisfazione di quel video rimane negli annali del diventerò milionario del Giacomo, perché è proprio stata una figata e tanto figata quanto stronzo io a non riproporla mai più, perché è proprio quello che c'è scritto sulla frase che abbiamo detto all'inizio, che c'è anche in descrizione. Probabilmente più alta è l'eccitazione, la figata, l'entusiasmo che senti, più grande è la paura che ti viene fuori dopo, perché non so, forse perché stimola delle corde che cercano un contraltare per bilanciarsi, no? Tu sei abituato a vivere in uno stato di quiete, se trovi qualcosa che ti esalta tantissimo, per controbilanciare, tornare in quiete, ma che trovi qualcosa di moltissimo negativo per annullare l'effetto. Quindi probabilmente è proprio così, ed è proprio per questo che mi ha colpito molto questa frase. Ha toccato il mio nervo scoperto, come succede sempre con le situazioni che ci toccano da vicino, che ci prendono molto, perché toccano qualche situazione che abbiamo là e che vuole emergere probabilmente. Quindi c'è questo motivo per il quale ve ne ho parlato. Ecco, volevo tanto condividere con voi la frase, condividere con voi la situazione e in ultimo chiarirmi anche le idee, che è una cosa che non fa mai male e che, come vi abbiamo detto, io e il timido aiuta tantissimo nella vita, nel mettere le cose al proprio posto, e ve lo consiglio. A tal proposito, ragazzi, ho ricevuto una mail molto bella, molto 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 bella, di un ascoltatore che, dopo aver sentito l'intervista del timido, di io col timido, ha detto che probabilmente inizierà un podcast, quindi bello, perché vuol dire che c'è stato, si sentiva l'entusiasmo e la voglia di fare questo podcast da parte mia e del Tamanini, quindi bello. E un'altra cosa ultima che mi manca, forse può eguagliare, ma non lo so, la figata del video YouTube in diretta con gli ascoltatori, è di fare un'intervista live, perché è ancora una cosa che non ho fatto e che mi manca tantissimo, accidenti. Quindi forse, ecco, una cosa, boh, non so, forse è ugualmente programmabile rispetto a un video. Comunque, ecco, nella to-do list c'è anche quella, ragazzi, prima o poi arriverà un'intervista in diretta con qualcuno di conosciuto, dai. Ci proviamo, se avete contatti mandatemeli, perché i contatti servono sempre.
Detto questo, alla fine, solite raccomandazioni, ragazzi, in descrizione trovate la frase che abbiamo parlato. Se a voi dice qualcos'altro rispetto a quello che ho detto io, fatemelo sapere per mail assolutamente, che voglio sapere la vostra opinione. E altrimenti ditemi delle situazioni come quella che vi ho raccontato, che è successa a voi, interessante, così la raccontate a qualcuno. Poi, se volete, la racconto anche nel podcast, ovviamente in maniera anonima, così c'è una condivisione che, perché no, male di sicuro non fa, no? Quindi c'è sempre il famoso proverbio che ripeto ogni tanto: se io ho una mela e tu hai una mela e ce la scambiamo, abbiamo entrambi una mela. Se tu hai un'idea e io ho un'idea e ce la scambiamo, abbiamo entrambi due idee. Quindi più facciamo girare idee, opinioni e tutto, più si cresce in maniera vorticosa. Tra l'altro, a proposito di crescita, da quando ho iniziato a mettere le descrizioni un po' più accurate, devo dire che gli ascolti sono aumentati di molto. E questo mi rende felice, anche perché veramente è una cosa che mi richiede pochissimo tempo. Cioè, in realtà, abbastanza tempo all'inizio per capire come strutturare il format della descrizione. Poi, una volta che ho quello, basta, cambio solo due o tre hashtag, la descrizione dell'episodio e basta. Quindi veramente, a parità di sforzo, è una cosa da fare assolutamente, però mi ci è voluto anche qua un anno e mezzo per arrivarci, e finché non arriva il tempo giusto per farlo, uno non si convince a farlo. Adesso concludo dicendovi gli altri link che trovate, ovvero il link al blog, che è diventeromilionario.it, la mia mail è info@diventeromilionario.it. Se no, c'è la sezione dona un caffè, puoi donare un caffè a Giacomo, ve ne sarei grati, potete anche lasciare un messaggio. Altrimenti c'è la sezione materiale consigliato, la sezione tutte le sezioni che trovate, insomma, non lo so neanche più, sono così tante che sono tutte interessanti, quindi andate a farvi un giro sul blog, sulla descrizione, e le trovate, ragazzi. Se no, potete votare questo podcast, perché sta crescendo, stiamo crescendo. Potete dire: wow, sono stato il 14esimo a votare il podcast Diventerò Milionario, che adesso ha milioni di ascoltatori e centinaia di milioni di migliaia di voti. Vabbè, a parte le cagate, ragazzi, ci sentiamo domani. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'episodio di oggi. Ciao ciao!